Solo sulle fonti TV, la nostra settimana tematica dedicata all'HR, l'HR TV Week, siamo alla quarta edizione, un percorso che abbiamo ricominciato lunedì di questa settimana e che termineremo proprio nella giornata di oggi, che ha previsto, come sempre, facciamo dei momenti dedicati proprio al mondo del lavoro, che in questo specifico momento è decisamente complesso, proprio perché siamo nella fase della ripartenza. Allora, giusto un riferimento alle nostre settimane monotematiche sul nostro sito lefonti.tv, che è il canale attraverso il quale seguirci in diretta, trovate anche tutte le indicazioni nella sezione eventi per capire quali settimane sono state programmate. Appunto, quella che sta terminando è dedicata alle HR TV Week, e allora dove ci sono anche tutte le premesse, insomma, relative ai punti che analizzeremo e a che abbiamo analizzato nelle nostre tavole rotonde. Eccolo qui, se scorrete, insomma, trovate tutti i riferimenti. Eccoci qui al titolo, diciamo, che abbiamo voluto dare alla nostra TV Week: Shaping the Next Normal, creare nuovi modelli di lavoro sostenibile, proprio perché l'emergenza sanitaria ha richiesto alle aziende di tutti i settori, alcuni sicuramente più penalizzati, altri meno, un cambiamento in toto delle modalità di lavoro, dei modelli organizzativi, la gestione delle relazioni tra le persone. Anche questo aspetto abbiamo dovuto metterlo in pole position e ha aperto la strada di fatto a un nuovo modo di lavorare. Quindi il periodo è certamente complesso, ma cosa che cerchiamo sempre di fare, ed è giusto che sia così, soprattutto in questa fase, è giusto dare anche un messaggio di ottimismo e di speranza al mercato del lavoro, perché partire è possibile, ripartire è possibile. Nel corso di questa trasmissione facciamo un breve sommario che cosa accadrà. Approfondiremo intanto l'importanza di una visione strategica in ambito HR in momenti di crisi. Parleremo di best practice e suggerimenti su come innovare l'attività per non fermarsi, e poi un focus particolare su un settore che è quello del food. Quali spinte ha impresso la pandemia proprio all'organizzazione del lavoro di uno dei settori più importanti dell'economia italiana. Ecco, questi sono gli spunti che approfondirò. Anzi, il nostro protagonista è Alessandro Necchio, CEO dello studio Necchio, al quale do il benvenuto. Buongiorno, dottor Necchio. Buongiorno a lei, dottoressa Donghi, e grazie per l'invito. Ben trovato. Allora, tanti spunti a parte interessanti, ma decisamente fondamentali per questo periodo. Credo che lei sia d'accordo. Un periodo di svolta, siamo alla fase della ripartenza. Certo, un momento in cui bisogna mettere a punto ancora tante questioni, perché non abbiamo lasciato alle spalle ancora tutto il periodo dell'emergenza. Prima di andare nel merito degli argomenti che in qualche modo ho messo già sul tavolo, dottor Necchio, vorrei che introducesse la sua attività e quindi facesse capire ai nostri telespettatori di cosa stiamo parlando. Certo, grazie per l'opportunità. Noi siamo uno studio professionale che sorge e nasce nell'estate del 1999, quindi 22 anni fa. Una realtà che parte molto piccola, parto io, sul territorio locale, nella periferia di Padova. Negli anni cresciamo, ci espandiamo, capiamo che il punto di svolta è andare a mettere l'imprenditore al centro dei percorsi di crescita delle aziende. L'imprenditore che deve vedere i professionisti, ovvero lo studio professionale, non come un fornitore, ma come un suo partner. In altri termini, noi siamo seduti dallo stesso lato del tavolo in cui è seduto l'imprenditore e il board aziendale. Oggi, la nostra realtà, opera su tutto il territorio nazionale, ha clienti dalla Liguria al Friuli, dalla Puglia alla Campania, passando per il Lazio e ovviamente in Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia, che sono le tre regioni in cui sono allocate le nostre tre sedi operative. Siamo infatti presenti a Padova, siamo presenti su Milano e su Bologna. Oggi il nostro organico è di 25 persone con all'interno 7 professionisti abilitati. Abbiamo due dipartimenti, il dipartimento HR and Payroll e il dipartimento Accounting, che si occupa di contabilità, dichiarazioni e fiscalità. Ho usato il termine dipartimenti di proposito e non divisioni, perché i due dipartimenti devono essere due strutture che attivamente coadiuvati collaborano
nell'interesse di quelle che sono le richieste del cliente. Lavorare in modo proattivo e sinergico fra i due dipartimenti porta a fare quella che noi chiamiamo una consulenza strategica e che lei ha citato nella presentazione. Sì, no, prosegua, perché poi io riprenderò questa parola strategica, non so se l'ho interrotta o se possiamo ripartire da qui. Interessante anche la differenza tra dipartimenti e non divisioni, perché abbiamo detto, insomma, tra le questioni che sono al centro dell'attenzione, che sono cambiate, c'è anche il tema delle persone, no? Delle relazioni tra le persone e anche quindi un modo di coinvolgerle diversamente e spesso proprio il coinvolgimento e il fatto di sentirsi parte di un team e di lavorare per un obiettivo parte anche dal nome, no? Che si dà proprio al team, credo, quindi mi piace questa differenza che lei ci ha portato subito in evidenza. Allora, dottor Necchio, strategica, appunto, partiamo da questa parola, lei l'ha utilizzata non a caso e allora io le chiedo cosa significa in un momento così complesso riuscire a fare consulenza strategica in ambito di risorse umane. La domanda non è semplice, dottoressa. Guardi, io credo una cosa, che i dipartimenti HR delle aziende, così come i dipartimenti finance, siano stati portati a ragionare per processi, ovvero per procedure. Banalmente, se io devo procedere con un'assunzione di un dipendente, seguirò la procedura, così come se devo procedere con un infortunio di un mio dipendente, o banalmente se devo redigere e fare un piano di welfare, partirò con un'analisi predittiva di quelle che è la popolazione aziendale e dei fabbisogni delle stesse. Il focus, l'attenzione che dobbiamo avere è sul fatto che quando lo scorso anno, ci ricordiamo il 21 febbraio, parte con Vaugano il primo caso di coronavirus in Italia, persona che poi purtroppo è deceduta, oltretutto Vaugano proprio a pochi chilometri dal nostro headquarter qui di Padova, in quel momento non esisteva nessuna procedura, nessun processo all'interno di nessuna azienda, dalle piccolissime realtà alle multinazionali, che contemplasse la possibilità di far fronte a una situazione del genere. Siamo passati infatti in un paio di settimane al famoso messaggio dell'allora Premier Conte, in cui dava notizia di chiudere tutto. E negli anni, io faccio questo lavoro da più di 20 anni, abbiamo assistito a situazioni in cui poteva esserci una contrazione del fatturato di qualche punto percentuale, quando le cose non andavano bene potevano arrivare a 10 punti percentuali, ma non mai come in questo momento, in cui si sono registrate delle flessioni, delle crisi che hanno portato le realtà aziendali nel mese di marzo, nel mese di aprile e poi a scemare anche nei mesi successivi a riduzioni, a contrazione del fatturato dell'80%, 85%, in certi casi del 100%, perché non si è riusciti a ripartire. Cosa ha significato fare consulenza strategica in quel momento? Allora, a mio avviso bisognava, in un momento, dico sempre questa frase, di distanziamento sociale, bisognava accorciare le distanze, bisognava essere vicini alle aziende, vicini ai manager, vicini ai dirigenti, vicini al personale nostro, della nostra struttura, e invitare le aziende a fare lo stesso con il loro personale, perché era qualcosa in cui, era un momento mai vissuto prima, in cui le persone avevano paura, e quando si ha paura si ha bisogno di punti di riferimento. Quello che andava fatto era dare un'interpretazione precisa e puntuale di quello che era il susseguirsi dei DL e delle norme che venivano emanate. Non faccio mistero che io, ma più di me tutto il mio team, ha passato nottate, ha passato weekend per dar corso alle richieste, alle domande banalmente degli ammortizzatori sociali. Nella nostra struttura abbiamo avuto una richiesta di ammortizzatori sociali del 93% del parco aziendale dei nostri clienti. Ecco, questo secondo me ha fatto la differenza. Bisognava arrivare in modo veloce alle aziende, ma dando però informazioni precise, certe e puntuali. Certo.
Queste sono altre parole chiave che è bene ribadire perché poi insomma non esiste probabilmente un'unica ricetta, no? Credo, dottor Nechio, però se non si parte da questo, dall'essere sempre più puntuali, precisi, insomma credo che niente valga di più. Io poi peraltro non ho letto, anche se i nostri telespettatori lo stanno leggendo, il titolo che abbiamo voluto dare a questo approfondimento, 30 minuti per ripartire, è un po' un titolo simbolico, nel senso che è chiaro che non ci vogliono solo 30 minuti per ripartire, magari fosse così, anche ammesso che a breve insomma potremmo davvero archiviare questo periodo. Diciamo che però questo spazio di 30 minuti con lei vuole cercare di dare, come detto poco fa, un messaggio di speranza e mi riaggancio proprio a questo perché a telecamere spente lei si è sentito di condividere con noi proprio l'esperienza di alcune aziende che hanno escogitato mille modi di innovarsi per non fermarsi, perché poi non bisogna fermarsi, ma bisogna anche evolversi perché tutto cambia velocemente e il periodo di emergenza ha portato una spinta incredibile da questo punto di vista. Ha voglia di raccontare anche al nostro pubblico queste esperienze di cui ci accennava? Certo, grazie per questa domanda. Vorrei partire con una premessa che è questa. Fermo restando il momento di estrema complessità e difficoltà che tutto il nostro paese, ma il mondo intero, perché questa è una pandemia mondiale, si è trovato e sta affrontando da più di un anno a questa parte. Io vorrei provare a raccontare certi aneddoti che appunto a telecamere spente ho raccontato da una sua collaboratrice. Partirei però da un assioma di Albert Einstein, il quale sosteneva che la crisi è progresso. La crisi è nella crisi che sorgono le idee, la possibilità di sviluppare, di uscire dalla propria zona di comfort. È nella crisi che nasce l'inventiva. Albert Einstein diceva una frase molto bella, secondo me, che è chi supera la crisi supera se stessi senza essere superati. Questo lo abbiamo pensato. Prima ho sorriso quando ho visto il titolo, non eravamo d'accordo, però quando l'ho visto mi è tornata alla mente un'iniziativa che come studio abbiamo fatto lo scorso anno, proprio in questo periodo, a fine aprile, e si chiamava 5 minuti per ripartire insieme. Ah, ma Erano non l'abbiamo delle fatto test. apposta, l'ha detto anche lei, siamo stati telepatici allora. Assolutamente, assolutamente, dottoressa. 5 minuti per ripartire insieme. Ed erano dei racconti, delle storie di realtà nostre clienti che raccontavano, dopo il colpo che era stato subito inizialmente, perché è palese, come abbiamo detto prima, che nessuno era pronto ad affrontare cos'era questo evento, questa pandemia mondiale che è arrivata, questa emergenza sanitaria, però ci sono state delle storie di riconversione. Ci sono state delle storie in cui appunto l'inventiva ha ceduto il posto a quella che era la negatività. Ecco, qui noi, posso dirlo, abbiamo visto veramente chi ha fatto la differenza. Abbiamo avuto delle realtà, per esempio su Milano, locale per aperitivi, in cui per antonomasia ovviamente chiuso per lungo periodo, che a distanza di poco più di un mese dall'inizio della pandemia si sono riconvertiti. Ricordo che c'era l'addetto cocktail che girava per le vie di Milano Centro con un carrellino portando a casa delle famiglie le piante aromatiche o la spesa in generale. Quindi questa struttura, questo bar, questa realtà aziendale che si è riconvertita in questo settore. Abbiamo la fortuna e il privilegio di seguire una realtà molto importante a livello nazionale e internazionale della grafica e dell'editoria. Che in 2 settimane ha convertito la produzione e sono andati a stampare mascherine, salvo poi donarle anche alla Regione Veneto, alla Protezione Civile, eccetera, eccetera. Abbiamo avuto delle realtà, per esempio, che fornivano prodotti alle aziende di somministrazione, quindi del settore food, che si sono trovate improvvisamente a non poter più fornire tutto quello che erano alimenti, bevande, alcolici, e hanno variato, cambiato la loro destinazione, il loro focus, il loro core business, andando a commercializzare Sì. termometri, andando a commercializzare mascherine, andando a commercializzare quelli che potevano essere dei dispositivi banalmente per la sanificazione degli ambienti di lavoro.
Abbiamo avuto delle realtà a livello internazionale, cito Roberto Costa, marchio macellaio RC, presente in UK, in cui ovviamente Roberto si è trovato dalla sera alla mattina in cui tutti i suoi locali in giro per il mondo, da Miami a quelli di Londra, a quelli dell'Italia per cui lo seguiamo noi, sono stati chiusi. In questo momento di difficoltà ha avuto la forza, il carisma, l'intelligenza di voler investire, di voler crederci, di aprire un nuovo marchio che è Casa Costa, banalmente, ed è un marchio che permette alle persone di acquistare prodotti made in Italy per poter cucinare autonomamente presso le proprie abitazioni e riceverli. Un'ultima storia, sì, bellissima. A me piacciono tantissimo le storie, quindi io la farei andare avanti a oltranza, però già quelle che ci ha portato sono interessanti e indicative, e mi auguro che peraltro in altre occasioni ci saranno altri esempi che lei ci può portare, quindi assolutamente vada con un'altra storia. Una realtà sempre di Milano, settore food, ristorazione, questi locali avevano da poco aperto il secondo locale. Si entrava e vi era a vista una sorta di macelleria, quindi si sceglieva il taglio di carne e poi ci si accomodava al tavolo e diciamo così i camerieri portavano le pietanze che erano state scelte. Ovviamente arriva la crisi proprio in un momento in cui la realtà aziendale aveva investito e si trova a dover chiudere, ad abbassare banalmente la serratura. Questa realtà in 2 settimane si è riconvertita, ha cambiato codice attività, è passata da un settore ristorazione a un settore macelleria. Settore macelleria che ha iniziato da prima a consegnare, anche in questo caso, i camerieri del locale che si sono riconvertiti a rider, sì. A consegnare prima su Milano, poi su Milano e paesi limitrofi, poi a tutto il nord Italia e a distanza di 1 mese e mezzo su tutto il territorio nazionale. Questa è una storia che ha segnato, come in altri casi, come un punto di demarcazione tale per cui le cose non torneranno più come prima. Infatti questa realtà aziendale ad oggi continua a fare questo servizio su tutto il territorio nazionale, e se non fosse intervenuta l'emergenza Covid-19 verosimilmente non avrebbe intrapreso questa tipologia di attività. Bene, 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 esatto, nulla sarà più come prima, però appunto abbiamo visto come il nulla sarà come prima, certo ha portato delle situazioni negative, ma ne ha portate altrettanti positive, cioè a volte se non ci si presenta qualcosa di impattante non abbiamo coraggio di modificare, no? Il nostro modus operandi, questo vale anche nella vita normale, non del business, nella vita personale, ora ampliando il tema ma per andare dritti al merito, e quindi lei ci sta dicendo che effettivamente questa cosa è avvenuta, quindi bene, grazie, perché era il messaggio proprio che volevamo dare. Lei ha citato il settore del food, io l'ho citato a mia volta quando ho fatto il sommario pre-trasmissione, pre-diretta, perché parliamo di un settore quanto mai eterogeneo che più che mai in questo momento di emergenza e di pandemia ha vissuto dei momenti diversi, è stato è stato protagonista di sorti alterne, mettiamola così, anche in seguito alle decisioni, no? Spesso contrastanti che sono arrivati che l'hanno interessato. Continuiamo naturalmente a ragionare in ottica di ripartenza, dottor Necchio. Secondo lei la pandemia potrebbe aver impresso nuove spinte nell'organizzazione di gestione del personale, appunto di questo settore che comunque, lo dicevamo poco fa, è strategico per l'economia italiana? Assolutamente. Se mi permette do 2 numeri. Certo. Relazione FIPE 2019, non possiamo prendere riferimento il 2020 perché come sappiamo è stato un anno funesto. In Italia erano operative più di 336.000 partite IVE facente capo al codice attività 56, che è quello che va a regolamentare in qualche modo tutto il settore e l'indotto del food, quindi dalla ristorazione alle catene di fast food, ai bar, pub, pizzerie, ristoranti, pasticcerie, eccetera, eccetera. Questo settore, che ovviamente è trainante per il nostro paese, i dati che ho fornito vengono puntualmente riversati su quelle che sono le prime 4 regioni in Italia ad avere l'incremento di questi numeri, che sono il Lazio, la Lombardia, la Campania e il Veneto, si è trovato ad affrontare questa crisi strutturale.
Come ha fatto fronte? Intanto, diciamo che il primo tema è stato il settore food, ristorazione, che approccia gli ammortizzatori sociali, ovvero alla cassa integrazione, che era qualcosa in cui per sua natura non si era mai trovato ad affrontare. Quindi noi abbiamo visto delle realtà aziendali che non sapevano, e abbiamo avuto un attimo di incertezza anche noi inizialmente, a quale tipo di ammortizzatore sociale far riferimento, perché nei progetti di crescita, espansione e sviluppo non si era mai pensato a dover far fronte a questo. Allora, qual è stato l'incipit, la reazione? È stato il cambio del paradigma, la discontinuità, il pensare a fare ristorazione in un modo diverso. Quindi, il delivery, c'è stato un boom, lo sappiamo, l'abbiamo visto, cioè, non ho qui la foto, ma ricordo nel mese di gennaio arrivai a Milano una sera, Milano era zona rossa, feci due passi in Duomo e in pratica era completamente deserto e c'erano solamente i rider delle varie piattaforme che giravano. Feci quella foto perché ho detto questo è un ricordo che voglio portarmi avanti di questa pandemia ed è come è cambiato il modo di fare business. Oggi la maggior parte delle strutture di ristorazione hanno dovuto riadattarsi, riplasmarsi, per esempio pensando banalmente a dei contenitori congeniali che fossero atti al trasporto del cibo e degli alimenti e al mantenimento, per esempio, del calore degli stessi, ma dei gusti, che era qualcosa che fino a poco tempo fa non si faceva. Le persone hanno apprezzato, hanno cambiato quella che era la loro volontà di voler uscire e andare a cena fuori, facendolo nelle proprie abitazioni. Ecco, questo ha segnato e segnerà comunque un cambio anche in ottica futura di quelle che saranno le esigenze, ma le abitudini delle persone. Assolutamente. Prego, 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 prosegua, stava proseguendo. Cioè, sì, certo. E quindi da questo punto di vista diciamo che sono cambiati i concetti, i tempi, i modi di fare business, mentre prima si cercava di assumere più dipendenti che fossero addetti alla sala, adesso si è spostato il focus, per esempio, su addetti che siano preposti alla consegna di alimenti e bevande per poter portare presso le abitazioni delle persone queste esperienze. Ovviamente c'è stato un cambiamento anche in ambito della struttura dei locali, quindi lo stiamo vivendo in queste settimane, un'apertura a quello che è l'esterno, la rimodulazione, la riformulazione di quelle che sono i tavoli, l'assestamento, gli asset di quelle che sono le realtà aziendali del food. Questo è quello che noi abbiamo visto, questo è quello che noi abbiamo vissuto e un indicatore importante. Nella fase 2 che abbiamo vissuto lo scorso anno, quindi nei mesi di giugno, luglio e agosto, noi a livello nazionale abbiamo registrato degli incrementi da un punto di vista di vendite di questo settore che erano in modo superiore rispetto ai medesimi mesi del 2019. Questo aveva denotato una voglia di ripartenza, una voglia delle persone di convivialità, di stare fuori, di stare insieme e di interagire. Quindi la speranza che noi abbiamo è che questo possa accadere nei mesi a venire e che questa sia la coda di questa pandemia che abbiamo vissuto. E certo, a questo punto guardi, mi dà un assist incredibile perché per avviarci a conclusioni le chiederei questo, dottor Necchio, tre tips per ripartire, cioè se dovessimo proprio, so che probabilmente ce ne sono molte di più e non è neanche semplice proprio inquadrarle, ma volendo indicare tre misure in cui, di cui avrebbe bisogno proprio il mercato del lavoro per ripartire, lei quale segnalerebbe, quali sarebbero le priorità? La domanda non è semplice. Lo so, lo so. Proviamo ad arrivarci insieme. Lo so, proviamo ad arrivarci insieme. Le competenze e le conoscenze per poter dare una risposta. Però provo a dire quello che è il mio pensiero personale. Siamo in un paese bellissimo, in cui però ci sono degli ancoraggi. Pensiamo che per il lavoro a chiamata facciamo riferimento a un regio decreto del 23. Lo statuto dei lavoratori, legge 300 del 70, vado a memoria 20 maggio, quindi fra poco fa 51 anni,
collochiamo le politiche del lavoro, le normative, all'interno di un quadro normativo, a mio avviso, obsoleto e superato. Non ho tre tips, però posso dire che a mio avviso in questo momento il mercato del lavoro ha bisogno di ripartire. Per ripartire va fatto un cambio di prospettiva. Non si può pensare di far ripartire il mercato del lavoro basandosi sul lavoratore subordinato. Bisogna far ripartire il mercato del lavoro dando respiro, dando ossigeno, dando sprint a quello che sono le aziende. Le aziende che ripartono faranno ripartire il mercato del lavoro. Un mercato del lavoro che deve essere più flessibile, un mercato del lavoro che deve essere più dinamico. Le causali nei tempi determinati, a mio modesto avviso, non ci devono essere. Provocatoriamente, io non penso che nessuna realtà aziendale voglia o possa rinunciare a un lavoratore che fa il bene di quell'azienda. Quindi va cambiato, secondo me, anche la modalità di comunicazione all'interno delle relazioni industriali fra le parti sociali. L'abbiamo detto in apertura, va fatto uno sforzo, questa crisi si supera assieme, quindi le parti sociali, le aziende, le associazioni datoriali devono fare uno sforzo di pensare che il superamento di questo momento avviene con la flessibilità. Avviene con un'elasticità, avviene cambiando i paradigmi che non devono più vedere un'obbligazione collegata all'orario di lavoro, ma collegata al risultato che un lavoratore porta all'interno della struttura aziendale. Questo cambio di paradigma deve essere fatto sia dalla parte lavoratori, Ecco. sia dalla parte aziende, con una parola importante: fiducia. Le aziende devono dare fiducia ai propri lavoratori e i lavoratori devono credere nel progetto dell'azienda, devono essere a loro volta dei portatori del brand che rappresentano. Ecco, infatti io le stavo chiedendo proprio questo, mi ha già risposto, è un processo biunivoco, non si sa che cosa arrivi prima, un po' come il discorso dell'uovo e la gallina, nel senso che, come ha detto lei, c'è fiducia e la responsabilità, fiducia da parte del datore di lavoro, responsabilità da parte del team che si declina in tanti modi, appunto il fatto di credere pienamente nel progetto aziendale. Cosa venga prima non si sa, probabilmente non arriva prima nessuno dei due aspetti, cioè devono essere appunto un processo che va di pari passo, no? Sinergico, ritengo Esatto. un processo sinergico di ripartenza o, se vogliamo chiamarlo in un altro modo, di rinascita. Ok, allora io direi che come primo appuntamento abbiamo detto tante cose, è d'accordo anche lei, dottor Necchio, che questo è un momento cruciale proprio per mettere a punto tutto quello che abbiamo insomma, in qualche modo messo sul tavolo, no? Anche perché è un momento in cui bisogna saper padroneggiare anche le emozioni, visto che lei si occupa di HR, giustamente perché arriviamo da un periodo che ha anche differenziato molto come dire, il sentiment delle persone, c'è chi ha paura, c'è chi ha timore, chi invece non vede l'ora di ricominciare, chiaramente con cautela, ma che in qualche modo questi timori li ha già messi da parte, no? Quindi bisogna anche far sintesi rispetto a questo. C'è chi vorrebbe continuare a lavorare da casa, quindi con lo smart working, c'è chi invece non vede l'ora di tornare in ufficio. Quindi sono tutte questioni che mi auguro si possano riprendere anche con lei. Perciò noi continueremo, chiaramente penso che sia d'accordo nel dire che ci sarà bisogno di un costante aggiornamento su questi temi. Certo, se mi permette in chiusura dico questo. Io credo che la pioggia passi sempre. Non può piovere per sempre, Non no? può piovere per sempre. Ci lasceremo alle spalle questo momento, inevitabilmente. La campagna vaccinale sta andando avanti molto bene. Io credo che resterà nelle memorie di tutti noi, al di là dei disagi, i lutti, le problematicità vissute, come le persone si sono sentite, come le aziende hanno fatto sentire le proprie persone in questo momento. Questo passa attraverso un processo, un percorso di comunicazione proattiva. Bisogna guardare negli occhi le persone, sentire, capire le loro paure, le loro timori, cercare di farci fronte e di dire che assieme si superano e si va avanti. Esatto, quindi sarà dei nostri quando ritorneremo con le nostre iniziative. Peraltro, avete visto anche in sovrimpressione arrivare dei banner, non so se dalla regia li possiamo mandare, mentre li cito il nostro speciale editoriale che ci sarà a luglio 2021. Eccolo qui, e poi la prossima, naturalmente, settimana monotematica, ma tutti i riferimenti li potete avere dal nostro sito lefonti.tv. Lei sarà dei nostri, dottor Necchio.
Con molto piacere. Ottimo, grazie davvero perché anche portando degli esempi virtuosi è sempre utile, quindi valore aggiunto assoluto a questa mezz'ora non fatta solo di chiacchiere, insomma, perché noi abbiamo bisogno di esempi concreti. Quindi la ringrazio molto e a presto Alessandro Necchio, CEO dello Studio Necchio. Buona Grazie a lei, professor giornata. Longhi. A presto. Grazie, a presto e come detto vi invito a seguirci, a parte per la diretta, ma con tutte le nostre iniziative sul nostro sito lefonti.tv, vedete in pole position le fonti HR TV Week dal 3 al 7 maggio. Andiamo in pausa, torniamo subito ancora in diretta.